Ciao crizzetti e ciao a voi che non siete ancora crizzette e crizzetti, ma potete facilmente diventarlo cliccando iscriviti. Sigla! Scusate se mi vedete cambiare modalità di capelli, ma non tengo pace. Non tengo pace, un po' su, un po' giù, è caldo. Allora, prima di vedere questo video, vi consiglio di recuperare, se non l'avete visto, questo video qui. Perché non starò a ripetere più di tanto. Vi faccio un mega riassunto delle puntate precedenti per quanto riguarda la mia esperienza con i tarocchi. Verso l'inizio dell'anno, o alla fine dell'anno scorso, mi sa, per motivi che nulla hanno a che vedere con la divinazione, ma che avevano a che vedere con un progetto narrativo di cui non posso ancora parlarvi, ho dovuto imparare come funziona una lettura di tarocchi e in generale quali sono i significati delle carte. Per farlo mi sono servita inizialmente di un mazzo di tarocchi artistico, che è il mazzo di Nicoletta Ceccoli, ve ne parlavo in quest'altro video qui, e poi, dovendo imparare un po' meglio, un po' più approfonditamente, del libro La dei tarocchi di Aleandro Jodorowsky, di cui vi parlavo invece nel primo video che vi ho linkato sempre nella scheda info. Il problema è che ovviamente, con un fetish come il mio per le carte illustrate, per l'idea delle carte di prop, delle carte che raccontano una storia, della potenza narrativa di questa roba qui, dei simboli, io ci sono andata completamente sotto, completamente a bagno. Ebbene sì, è il momento di confessare questa cosa, ci sono andata a bagno con i tarocchi. Ho incominciato proprio ad appassionarmi della storia, delle varie simbologie, dei mazzi, della storia dei mazzi, dei singoli mazzi, dei filoni, dell'iconografia a cui si rifanno i vari simboli che noi vediamo sulle carte nelle diverse tradizioni. Vi dirò una cosa che trovo una materia di studio che trovo veramente affascinante, e ve lo dice una persona che è, ribadisco, piuttosto lontana dal discorso divinatorio, dal discorso più magico, ecco, della faccenda, anzi decisamente molto lontana dall'aspetto più magico della faccenda, è molto vicina a quello che è l'approccio di Jodorowsky, che si rifà un po' agli studi junghiani, ecco. Ma neanche del tutto, cioè per me è un gioco assolutamente proiettivo nel caso la stesa venga fatta su se stessi, o relazionale nel caso venga fatta a qualcun altro. A me capita spesso ora di leggere le carte ai miei amici. Me l'avessero detto un anno fa, quanto avrei riso, tipo, tra un anno leggerai le carte ai tuoi amici. E tra l'altro spacco, cioè sono molto brava a leggere le carte. E quello che ci vedo io è che sono uno strumento visivo e grafico utile per andare dietro a un problema, cioè ti danno quello spunto in più per portare chi ha il problema a riflettere su degli aspetti che magari non aveva considerato e che hanno a che vedere con se stesso e con la percezione di sé e con la percezione di sé nel mondo in quella situazione. Quindi un qualcosa di assolutamente non trascendente, ma anzi molto terreno e molto personale. Questo è un video haul per farvi vedere i mazzi di carte che ho al momento, per puro piacere artistico di condividerli, e perché secondo me sono oggetti proprio belli a prescindere dal fatto che vengano usati per lo scopo per cui sono stati concepiti o meno. Cioè io li uso per una miriade di esercizi visivi, sia appunto a livello narrativo che anche come stimolo in diverse situazioni. Sono proprio concettualmente un bell'oggetto, secondo me. Se avete qualsiasi domanda o curiosità, fatemela pure, rispondo volentieri, è un argomento che mi interessa. Allora, intanto, vabbè, questo era il... non ve l'avevo fatto vedere, avevo fatto vedere solo quelli di Nicoletta, che li trovate nell'altro video. Questo qua è un mazzo di Marsigliesi, che sono tra i tarocchi più antichi, però questo qua in particolare è quello... ristrutturato, diciamo, proprio da Jodorowsky e Camoin, cioè quello su cui, quando mi sono messa a studiare un po' più seriamente, ho studiato. Un'importante distinzione che c'è tra le grandi, diciamo, famiglie di mazzi, considerate, ci sono tre grandi famiglie di mazzi, i mazzi che possiamo definire in generale artistici, mazzi magari molto moderni o anche più antichi, che però non hanno una propria iconografia, mettiamola così. Poi mazzi sul filone dei Marsigliesi, che hanno determinate caratteristiche, per esempio
gli arcani minori non sono illustrati, ma hanno i numeri dei semi come dei mazzi di carte, e hanno ovviamente una determinata iconografia sugli arcani maggiori. E poi i mazzi, diciamo, dal Novecento in poi si rifanno tutti o quasi tutti a Rider Whitesmith, che sono un mazzo che vi faccio vedere tra poco, del 1909, da cui poi sono derivati tutti gli altri, che sono i mazzi più usati al giorno d'oggi. Tutti i mazzi che vi faccio vedere li trovate naturalmente come sempre qui sotto nell'info box. Se la cosa vi interessa, io posso dedicare anche dei video più approfonditi ai singoli mazzi. Non l'ho fatto, diciamo, in questi mesi, perché ho detto magari non gliene frega niente a nessuno, voglio dire, sono l'unica a cui interessa questa cosa, magari evitiamo, però vederli da un punto di vista creativo, artistico, penso che faccia piacere a tutti, così in generale in carrellata. Questo mazzo qua, che è quello su cui ho studiato, non lo uso perché per gli scopi vari ed eventuali, per cui lo posso usare diversi dalla lettura, ma non lo uso per la lettura perché non sono praticamente cieca agli arcani minori non illustrati, io, cioè ormai no, perché mi è entrato talmente tanto, so che cosa significano, ma non li vedo, è difficile da spiegare. Cioè, quando leggi le carte per un amico o per te, tu sai che cosa significano le carte, ma non è che stai a pensare razionalmente questa significa questo, devi aver assorbito abbastanza che semplicemente guardando la carta vai già oltre quello che è il significato tradizionale della carta, ma vedi già nel complesso della storia quello che puoi ricostruire di quella situazione lì. Quindi ti formi già un tuo percorso narrativo su quella stesa senza bisogno di pensare razionalmente va bene, abbiamo un asso di bastoni, allora vuol dire, no? Quel processo lì io riesco a farlo per immagini un po' più dettagliate rispetto a quelle che possono essere le semplici immagini dei semi, quindi non mi trovo bene a leggere con gli arcani minori non illustrati. Riuscirei a leggere solamente i maggiori in questo mazzo, è un po' limitante. C'è sicuramente chi si trova bene al contrario, o chi è talmente abituato così che anzi l'illustrazione è limitante, perché l'illustrazione è limitante, comunque ti dà già un'impostazione alla carta, però se hai abbastanza fantasia riesci ad andare oltre, ecco. I famosi Rider Whitesmith, per imparare a usarli, perché hanno delle leggere differenze rispetto ai marsigliesi, tra cui anche due arcani maggiori invertiti, quindi una differenza abbastanza importante, che sono la forza e la giustizia invertite, per una questione di numerologia, perché seguono una numerologia leggermente differente. Ho letto questo libro, che è fatto molto bene, ve lo lascio qua sotto nell'info box, e tutti i mazzi che ho ricevuto o acquistato, ricevuto nel senso non che me l'ha inviati la casa, nel senso che mi sono stati regalati o che ho acquistato in seguito, sono di ricalco Rider Whitesmith. Questo è quello originale, è una versione pocket, mi trovo meglio per portarmela in giro e richiede meno spazio per fare le stese. Io faccio stese abbastanza grandi in genere, con tante carte, quindi servirebbe un tavolone da cucina per utilizzare dei tarocchi di queste dimensioni qua. Questa qua è l'edizione che avevano fatto per il centenario, quindi nel 2009, e sono veramente molto molto belli questi qua. Vi cerco qualche arcano maggiore, tipo questa è la stella, li avete presenti, sono i più diffusi credo nell'universo, in genere si identificano anche dal matto, che è molto caratteristico e molto bello secondo me come carta, molto bello. Ho una piccola variante, sempre in versione pocket, una variante, un ridisegno diciamo, dei fine degli anni 70, del 1979, che sono questi Morgan Green, anche questi in versione pocket con queste scatolette molto comode, e che hanno, oltre a dei colori brillanti molto belli, molto accesi, e oltre a non avere il bordo, che è una cosa da non sottovalutare se li usate per leggere, hanno un'estetica appunto molto fine anni 70, inizio 80 anche, che sento molto vicina, nel senso che è quel tipo di estetica in cui sono cresciuta io, con i fumetti, i cartoni eccetera, è proprio quel tipo di estetica paccosa fine anni 70, primi 80, che è molto vicina alla mia sensibilità, però riprendono fedelmente quasi sempre fedelmente la simbologia dei Rider White. Ho detto quasi sempre perché mi stava giusto capitando per le mani la carta del diavolo, che invece
non so perché, ma è diversissima dalla tradizione, molto meno bella tra l'altro. Vi ho fatto vedere prima la stella, quindi vi faccio vedere anche qua la stella per darvi un'idea. Vi stavo cercando anche il matto, se lo trovo, che ve l'ho fatto vedere prima. Guardate che belle, vabbè, le tre grazie, le chiamo io il tre di coppe, sono le tre grazie effettivamente, ma a seconda dei mazzi sono raffigurati in modo diverso. Niente, ora mi impunto, finché non salta fuori il matto non trovo pace, ve lo dico. Bella la regina di spade. Eccolo qua, così avete presente le differenze che l'avete visto prima. Anche questi li trovate nell'info box. E poi ho un ultimo mazzo, che è il mazzo più moderno che ho, credo sia uscito l'anno scorso questo qui. Mi interessava avere un mazzo contemporaneo, proprio contemporaneo, e che è sempre a partire dai Red or White, e che è questo qui, The Fountain Tarot, che oltre ad avere un'edizione assolutamente strafiga con la costa argentata, delle cose di un lusso sfrenato e senza un senso, sono molto belle il lavoro d'arte, sia concettuale che visivo, che grafico, che è stato fatto sulle lame degli arcani, perché è come se fosse stato fatto un lavoro a ritroso. Sono andati all'indietro nel significato della carta per trovare una veste grafica nuova con cui raccontare quel significato, restando però un po' fedeli a quello che era il contenuto delle carte del 1909. Per esempio, questo vi dà un'ottima idea. Questa è la stella che avete visto in due versioni, e come vedete è completamente diversa. C'è una ragazza che sembra quasi una ballerina di pole dance che va verso questa stella e che dà molto l'idea dell'ambizione verticale, ecco, che è un po' uno dei significati dell'arcano, e che hanno raccontato così perché a un nostro occhio contemporaneo è molto verticale l'idea di ambizione. Quindi è stato fatto un lavoro appunto sia artistico che concettuale che intellettuale notevole per la realizzazione di queste carte, e lo apprezzo molto. Sono carte, tra l'altro apprezzo molto il fatto che siano carte prive di significati, di simboli religiosi, mentre invece appartiene comunque alla tradizione del tarocco anche il simbolo religioso, l'angelo e così via. Laddove c'erano dei simboli religiosi nelle carte, sono stati resi non religiosi, non riconducibili direttamente alla tradizione cristiana o altre religioni. Vi cerco anche qui il matto, e sono stati resi LGBT friendly, direi, nel senso che non lo so, per esempio c'è il due di coppe che è molto bello, che ora non lo vedo, che sono due ragazze. È un mazzo multietnico, a livello di questo è il due di coppe, vedete, un bellissimo due di coppe. Vedo se vi trovo di nuovo il matto anche qui per farvi vedere la stessa carta di tutti i mazzi. C'è anche un arcano in più che mi è passato ora per le mani, quindi l'ho visto, un arcano maggiore in più hanno aggiunto, ma ovviamente se non siete direttamente addentro interessati al discorso tarocchi in 6x6 non ve ne frega niente, quindi non ve lo faccio vedere, vi faccio vedere solo ciò che è grafico. Una carta completamente diversa che però mantiene lo stesso significato, cioè proprio il significato dell'arcano maggiore, della leggerezza, della spensieratezza, ma anche della follia, della libertà. C'è tutto comunque in questo bambino, sembra, che salta sul bordo di un precipizio. Sono andata completamente fuori fuoco e non si sta mettendo a fuoco da solo, che angoscia. Bene, questo anche per oggi era tutto. Naturalmente, se avete qualsiasi curiosità sull'argomento, se volete condividere delle opinioni o delle esperienze su questo argomento, scrivetemelo nei commenti qui sotto e sarò felicissima di parlarne con voi. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao.